Riprendiamo dal punto in cui eravamo rimasti. Vi ricordate? Stavamo parlando di questo dischiudersi del piccolo e della meraviglia che nasce. Ma diciamo che la meraviglia, nella sostanza, non è altro che l'espressione di qualcosa che avviene dentro di voi, per cui pian piano, si impone sempre di più l'attenzione al semplice. Ma quando dico la parola semplice, di nuovo la mente entra in ballo, giusto? Perché la vostra mente sul semplice appiccica la sua interpretazione. Per voi, che cos'è il semplice? Che cos'è il semplice? Eh? Che cos'è il semplice per voi? Per la vostra mente, che cos'è il semplice? È qualcosa di fortemente conosciuto. Non elaborato, diciamo, non strutturato. Non strutturato? Beh, non direi. Non articolato. Non è... Oppure, non è... per contrapporlo, non complesso. Sì, facilmente capibile, raggiungibile. Facilmente capibile, raggiungibile, oppure se dite la vita è semplice, cosa significa? Che non presenta difficoltà, che non deve essere tanto elucubrata e via dicendo, che spesse volte si dice va vissuta così in qualche modo, no? Ma quando io dico che invece quel qualcosa che il piccolo del piccolo nel suo svelarsi parla di semplicità, che cosa intendo? Che è più vicino a che cosa? Alla comprensione? No, cioè, certamente poi uno può dire che è più vicino alla comprensione, al di là del fatto che questa osservazione potrebbe chiamare in campo immediatamente una controdomanda che ti porrebbe il quesito, ma che cos'è la comprensione? Non voglio entrare in questa diatriba. Posso rispondere? Sì. Secondo me è più vicino alla naturalità della vita che non all'elaborazione della propria mente. È più vicino alla naturalità della vita. E la naturalità della vita, dell'esistere e di voi in quanto esistenza, che cos'è? Che cos'è? La naturalità del vostro vivere, del vostro esserci, del vostro stare nella vita, che cos'è? Come si potrebbe tradurre tenendo conto che voi siete una forma specifica? No, non siete un uccello, siete una forma specifica, giusto? Siete un essere umano. Che cos'è la naturalità di un essere umano? La puoi dire di ciascun non essere. Essere la propria forma. Ma qual è la specificità della forma? Perché il problema è che la naturalità non esclude la specificità, giusto? Quindi l'adesione al fatto che la vita ti presenta un qualcosa che nasce e muore. Questa è la prospettiva. Diciamo, facciamo un discorso più astratto per capirci. La naturalità è qualcosa che riguarda, appartiene alle caratteristiche di una certa forma nel momento in cui questa forma, come dire, parla di sé, ovviamente non interpretato, non letto dalla mente, cioè tutto ciò che la mente ci appiccica sopra. E allora uno dovrebbe dirmi, ma quali sono le caratteristiche specifiche dell'uomo? Quelle di riflettere su se stesso. La capacità autoriflessiva, l'intelletto, la capacità autoriflessiva. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista, quando si dice che ciò che appare o ciò che meglio si dischiude è sempre più vicino alla naturalità, è sempre più vicino alla naturalità, però dal punto di vista della forma dell'uomo, è chiaro? Certo. E la forma dell'uomo incorpora proprio la sua capacità di riflettere su ciò che la vita gli presenta. Certo. Ed è per questo che si parla della meraviglia, perché la meraviglia in questo caso rientra in una dimensione soggettiva dell'uomo avendo capacità autoriflessiva. Certo. Altra è la questione che riguarda invece l'essenza di ciò che si svela, che certamente è meraviglioso dal punto di vista di quello che offre come spettacolo, no? Ma per parlare di meraviglioso necessariamente voi dovete introdurre qualcuno che dice che è meraviglioso, giusto? Quindi qualcuno che riflette
un uccello, torno a ripetere, non può dire è meraviglioso, no, non ha la possibilità di farlo. Ed è naturale in questo, giusto? Ma quando si introduce la mente, la questione della naturalità diventa complessa. Perché? Perché per voi è naturale invece dire che il vostro modo di vivere quella certa cosa è esattamente naturale. Quindi il fatto che voi appiccicate sempre qualcosa a ridosso di ciò che appare per voi naturale. Io sto parlando di un'altra naturalità, certo. Della naturalità di una capacità autoriflessiva che diventa poi, vediamo se adesso, come dire, mi seguite, che diventa poi nel concreto capacità di la capacità autoriflessiva dell'uomo, nel momento in cui sempre più tace la mente, nel momento in cui qualcos'altro parla e parla di sé e di altro da sé poi, ma questo è un passo successivo, di se stesso, non rispetto a ciò che recita la mente, ma rispetto a com'è. L'autocoscienza. Di riconoscere. Di meravigliarsi. Di contemplare. Brava. Se approfondiamo la questione, questa capacità di autoriflettere diventa la capacità di contemplare. Perché? Nella capacità di riflettere c'è ancora la distanza fra l'oggetto che si presenta e io che rifletto sull'oggetto che si presenta, anche se sempre meno intarlato dalla costruzione che mi sono fatto e sempre più affascinato da quel qualcosa che emana proprio da quello che si presenta. Ma se io radicalizzo la questione, man mano che questa contemplazione diventa via di più silenzio della mente fino al quietamento totale della mente, che distanza esiste fra soggetto contemplante e oggetto contemplato?